Mio piccolo tesoro panato. Sei pronta per la favola più spapardella budella mai sentita al mondo? Puoi scommetterci una confezione di alette di pollo maxi, papo? Bene, non perdiamo altro tempo allora. C'era una volta una bellissima principessa con due tette gigantesche e con una barba fortissima. No, 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 la principessa non aveva nessuna barba. C'era una volta una principessa con due tette giganti. Così giganti che gli abitanti del regno le chiedevano sempre. Come fai ad avere due tette così grandi se non hanno ancora inventato i chirurghi plastici? Cosa sono i chirurghi plastici? Sono quelle persone che grazie alla magia sono riuscite a far diventare più grandi le tette di tua madre. Super! Posso avere anch'io delle tette più grandi? Certo, appena compi sei anni si può fare. C'era una volta una principessa dalle tette enormi. Una principessa con quattro tette enormi con la barba e con al posto degli occhi delle patatine fritte? No, no. 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 Vuoi tornare a lavorare nella fabbrica di scarpe in Cina? No. Un giorno la principessa con le quattro tette passeggiava su un campo fuori dal castello. Ho tenuto la parte delle quattro tette. La principessa dalle quattro morbidissime e nonché sontuose tette, ad un tratto vide un. Un tratto, anzi un tratto punto. Tratto dalla favola dei tratti trattati male, di trattorio trattato. Non fa ridere. Ad un tratto, il tratto succhiò tutta la linfa vitale da una tetta della principessa. Ma non esce il latte dalle tette? No, esce la linfa vitale, e siccome sono un adulto, ho ragione. Arrivo quindi di corsa a un principe azzurro che risoffiò oh no, dentro no, la linfa vitale no, alla principessa. No, no, no. E vissero per sempre felici e contenti. No, la principessa scoprì quindi di essere incinta. Ma al momento del parto, colpo di scena, era un tratto. Il principe non crede ai suoi occhi. Guarda, è tuo figlio. Non dire cazzate. Il tratto punto e la principessa si sposarono e il tratto poi si fece prete. Fine. Ah, non dormi ancora? No. Tranquilla, amore di papo, ci penso io a te. Respira. Che sta succedendo qui? Oh, mi hai beccato, mi hai beccato. Questo è tutto. Andate a farvi saltare in padella o mangiare un pollo al pollo. Non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, mi piace, mi piace. Ma soprattutto condividere, condividere, condividere. Ciao Polletto, io sono Electric Peo, sono fumettista, disegnatore, animatore ma soprattutto videogiocatore. Se questo video ti è piaciuto non scordarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace, credimi lo apprezzo tantissimo.